io non so come affrontare stasera, perché dipende tutto da quello che dico io adesso la serata. Se mi scappa una frase, una parola, sono già pronti questi coyotes, che sono i mezzi di comunicazione, e sono pronti a smembrare il significato di questa serata, lo smembrano, cercano un titolo per aprire con i telegiornali: Grillo ha detto, Grillo ha fatto, Grillo è a favore della mafia, le solite cose che dicono quando io vengo qua. Allora, che cos'è la mafia? È stata corrotta! È stata corrotta dalla finanza, la mafia non metteva bombe nei musei o uccideva i bambini nell'acido. La mafia aveva una sua morale, chiamiamola una sua morale. Non c'è più niente, è stata corrotta da dentro, dalla finanza, dai soldi, dalle multinazionali, dagli affari. Cioè, da chi è formata l'associazione dei liberi? Ve lo dico io, da un uomo d'affari. Uno oggi tra un uomo d'affari e un mafioso non c'è quasi nessuna differenza. L'unica differenza tra che il mafioso sa che è fuori legge, mentre l'imprenditore, un grande uomo di affari, si assolve perché è dentro il sistema che gli permette quelle cose lì. Non avevamo un presidente della Repubblica, che adesso hanno impedito a Totorina e a Bagarella di andarci vicino, ma per proteggere Totorina e Bagarella, perché dopo il 41 bis trovarsi un napoletano bis. Io, il concetto di mafia è emigrato, la più grande regione di immigrazione è la Sicilia, ma anche di mafia è emigrata, se n'è andata anche di qua, c'è rimasto poco, c'è rimasto qualche pizzo, qualche sparatoria così, da picciotti come si dicono sulla strada, ma oggi la grande mafia è a fare i grandi lavori. Visto che loro nel PIL ci mettono prostituzione e droga, io voglio che la mafia si quoti in borsa. Cazzo, e vuoi vedere che se investi guadagni anche. Allora, vedrai i titoli di domani. Grillo, a favore della mafia, bisogna investire sulla mafia. Ecco, non dovrei dirle queste cose. Infatti la Germania non è cresciuta. Dal 2005, quando ha applicato il Jobs Act, 2003, a oggi è aumentata di 11 punti. dell'11% in 10 anni, vuol dire che si colloca al 13° posto nei 18 paesi dell'euro, e oggi quest'anno la crescita è in negativo della Germania, ha fallito il loro Jobs Act e ce l'hanno rifilato a noi. Quando non puoi svalutare la tua moneta, svaluti i salari, svaluti la vita delle persone. Siete sempre stati un bacino di voti. Da con Andreotti, con i fratelli lì, ma ve li ricordate? Dai 61 seggi su 61 di Berlusconi l'avete fatte voi, maledetti che non siete altro. Io lo metterei all'asta il voto, mettetelo all'asta piuttosto, fatevi pagare di più, trasparente, io me lo scarico in su, vuoi votarmi? Ti do 92 euro, no, vaffanculo, due di più di quello là. Non si capisce, ma da nessun punto di vista non si capisce che cosa sia. Allora, no, ma non voglio entrare in particolari nauseabondi, voglio solo, no, in particolari, no, voglio solo capire. Allora, abbiamo le firme, mettiamo le firme, abbiamo le firme. E noi avremo la maggioranza in Parlamento e che faremo cadere questo cazzo di governo e ce lo